Estra, grazie al suo impegno per le energie rinnovabili, ha permesso nel 2017 di risparmiare l'immissione in atmosfera di 17.000 tonnellate di gas serra, un'attenzione all'ambiente che ha in vari progetti, tra cui Energicamente, giunto alla sua 8ª edizione, un progetto per le scuole. Il progetto nasce da sempre, fin dalla prima edizione, in collaborazione con Legambiente. I contenuti sono sempre collegati all'energia. Estra lavora nel mondo dell'energia, ma è molto sensibile anche al risparmio. Quindi il tema di Energicamente è quello delle rinnovabili, della tecnologia nuova nel mondo dell'energia, quindi l'internet delle cose, l'efficienza energetica, le smart city, la riduzione dei consumi, anche nozioni scientifiche sul mondo dell'energia che gli insegnanti gradiscono molto naturalmente. È un progetto che dall'anno scorso è totalmente digitale, quindi ha permesso una diffusione nazionale, tanto che oggi contiamo già oggi 800 classi in tutta Italia già iscritte al progetto Energicamente, di cui 277 in Toscana, e si rivolge a tutte le classi di tutti gli ordini, quindi dalle primarie alle medie di primo e di secondo grado. Alternanza scuola-lavoro per i ragazzi più grandi, un progetto didattico per le elementari e per le medie dedicato a 5 temi importanti sui quali i ragazzi si cimentano e costruiscono la loro conoscenza per poi partecipare a un concorso che gli permetterà di progettare qualcosa in questi campi che hanno studiato insieme all'insegnante e magari vincere un Extra Day, che è un giorno dedicato all'energia nella propria scuola. C'è poi una novità quest'anno. Extra Kitchen è un'idea che abbiamo avuto pensando al mondo dell'alimentazione, nel senso di evitare gli sprechi, ma non solo, pensando all'energia, come riuscire